Per me latte e cereali. Un tè. Sei carina. Grazie. Cosa c'è? Perché hai ordinato cereali? Tu perché hai ordinato il tè? Perché tu hai ordinato cereali? Li ho ordinati perché io non vorrei ci fosse qui. Non è un appuntamento. Può esserlo comunque, anche se ordini cereali. Non è un appuntamento. Come va quella cosa? La cosa del ballo? Va bene. E tu con la tua ingiunzione restrittiva? No, non gliene dai proprio la mia cosa, ecco. E tornare con Nilo, E sono andato piuttosto bene. Guarda, mi ancora incidente nello studio del dottore. Il cosiddetto incidente con i pesi? Già, sì. È stata una cosa con i miei genitori. Io vorrei tanto poter spiegare il problema in una lettera. E potrei spiegarlo e farglielo sapere che davvero non sono fuori controllo. E che in realtà sto andando molto bene. Io potrei dare una lettera a Nicky. A volte la vedo con mia sorella. Sarebbe fantastico se tu potessi dare una lettera da parte mia. Dovrei farlo di nascosto da Veronica. Lei non ci sta ad infrangere la legge. Questa lettera decisamente lo comporterebbe. Ma tu lo faresti? Sì. Dovrei andarci cauta. Lo sai che sono a ferie corti con la mia famiglia. Dovresti sapere come ho perso il lavoro. No, come hai perso il lavoro? Facendo sesso con tutti quelli del mio ufficio. Tutti quanti? Sì. Ero depressa dopo la morte di Tommy. Erano parecchie persone. Non è necessario parlare. Grazie. Quanti erano? 11. Wow. Già. Prometto di non parlare più. Va bene. Posso fare un'altra domanda? Sì. C'è anche una. Sì. Sul serio? E com'è stato? Eccitante. Wow, Cristo. Erano tipo donne più grandi. E c'era anche una professoressa sexy. Che voleva farmi sedere sulle sue ginocchia a fare cose. E ti ho detto anche poi lei cosa fare. Sì. Mio Dio. Mi chiedeva quando parlava così, mi faceva sentire un pervertito. A me non dispiace. A te no, però. No. Però poi sono cominciati i problemi al lavoro, in ufficio, nel parcheggio. E il mio capo mi ha chiamato dicendo che era tutta. E così l'ho accusato di molestie sessuali. Poi mi hanno mandato a casa, mi hanno licenziata e mi hanno messo sotto farmaci. Ti capisco. Sai la canzone del mio matrimonio? Quella che stava suonando mentre mia moglie era nella doccia, quello che sì, ne ho sentito parlare. Era quella del mio matrimonio. Quando la sento riesco pazzo. A volte la sento anche quando non la suono. Oh. Sì, così sono sotto farmaci. E di questo mi vergogno. Già. Poi. Devo solo trovare una strategia, ecco. Anch'io. Meglio se torniamo alla lettera. Sì, torniamo alla lettera. Che se tu lo dicessi a Nicky, mentre Veronica è al bagno? Potrebbe funzionare, mi piace. Mio Dio, devo andare subito a casa a scrivere la lettera. Posso però finire il mio tè? Come? Il mio tè. No, aspetta. Cioè Veronica ha detto a Nicky della nostra cena. Perché l'avrebbe fatto? Ho avuto questa sensazione, sì. Accidenti, lo sapevo, è stato un test. E come sono andato? Direi piuttosto bene, no? Ha detto che eri figo, di base. Di base? In qualche percentuale, quindi io non lo ero. No, ha detto che eri figo, però sai. No, non lo so, dimmi. Sì, insomma, come sei? Come sono? Che vuol dire? Che vuol dire? Un po' come sono io. Un po' come sei tu. Io spero in Dio che non abbia detto neanche questo. Perché? Perché così. E che non è giusto accomodare te in me, insomma, è sbagliato. E poi a Nicky non piacerebbe, soprattutto dopo quello che mi ha raccontato. Tu credi che io sia più pazza di te? No, è che siamo diversi, ecco, siamo diversi. Oh mio Dio. Così mi uccidi. Sai una cosa?
Dimenticati la mia offerta d'aiuto, scordatela questa idea del cazzo, perché devo essere stata cazzo pazza, perché io sono troppo più pazza di te. Ma pazza? Io sono solo una pazza troia col marito morto! Zitta, cazzo! Sta zitto tu, stronzo! Zitta.